Gli occhi che si chiudono per sempre. Un ultimo respiro, un ultimo sguardo verso l'orizzonte, o più probabilmente rivolto al passato. Un trascorso glorioso, quello di Gino Corioni, per tutti e per sempre il presidente del Brescia Calcio. Luigi Corioni per tutti, Gino, se n'è andato all'età di 78 anni, avrebbe compiuti 79 il prossimo giugno. Da tempo combatteva contro una malattia che più di una salvezza, più di una vittoria e una sconfitta sul campo lo stava impegnando da tempo. Gino Corioni se ne va lasciandoci alle spalle oltre 30 anni di calcio, per lo più trascorsi con i colori bianco-azzurri nell'animo e la V bianca stampata nel cuore. 22 le stagioni da numero 1 del club di Via Bazzoli. Nato come presidente ai tempi dell'ospitaletto, Gino Corioni ha legato il suo nome anche alle piazze del Milan come consulente e del Bologna, oltre a quella indelebile del Brescia Calcio. Persona innamorata del calcio, profondo conoscitore del mondo della dea del pallone, Gino Corioni è stato il presidente che più di tutti ha legato il suo nome alla storia centenaria del Brescia Calcio. Sotto la sua guida sono stati raggiunti i massimi livelli sportivi della società. A Corioni e alla sua capacità di fare calcio è legato l'approdo a Brescia di calciatori di livello mondiale come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Luca Toni, Gheorghe Hagi e Florin Raduccioiu. Squadre allenate da tecnici di assoluto spessore umano, tecnico e caratteriale come Carlo Mazzone, Gianni De Biasi e Mircea Lucescu. Gloria ed onore, cadute, terribili sconfitte, amarezze e grandi traguardi. Questa è stata, in sintesi estrema, la storia di Gino Corioni al timone del Brescia Calcio. Un percorso ad ostacoli, spesso grattacieli da scalare, una giostra in stile montagne russe da affrontare, trattenendo il fiato e spesso chiudendo gli occhi. Trascinato da una passione smisurata e unica, forse inimitabile per la maglia e per la città, Gino Corioni ha avuto un rapporto d'amore ed odio con la piazza. Amato e rispettato, criticato e contestato, sotto la sua guida il Brescia ha conquistato 4 promozioni in Serie A e 5 retrocessioni, una Coppa Anglo-Italiana e la partecipazione alla Coppa Intertoto, apice della sua gestione nel 2001. Gino Corioni se n'è andato lasciando la guida del Brescia Calcio nel 2014 con il commissariamento della banca. Ora Gino Corioni ci ha lasciato e per sempre, ma il suo ricordo rimarrà indelebile nella memoria di coloro che amano i colori del Brescia e hanno il Brescia nel sangue. Buon viaggio, Press. Grazie davvero di tutto.